Buonasera a tutti. Direi che è ora di iniziare. Per quelli che non mi conoscono, io mi chiamo Spatare Nicodemo, sono assessore con orgoglio di questo comune ed ho il piacere in questo momento, questa sera, di presentare questi due amici, questi due candidati che gli auguro ogni bene per poter andare avanti. La Patrizia la conosco già da prima, non lo conoscevo prima, sono andato con Maio una decina di giorni fa e ho avuto piacere di conoscerlo. Sono due giovani nei miei confronti, due giovani molto bravi, molto, speriamo, gli auguro ogni bene. Se posso aggiungere qualcos'altro, direi che nel lontano forse 78, credo che Carne Secca, mio consigliere, l'amico qui davanti, avevo proposto la campagna di Ruggero Millet, che poi è andata a buon fine. Quindi quello che auguro a voi, sicuramente ogni buon fine lo auguro veramente di cuore, e andate avanti così, noi ci proviamo e vi daremo sicuramente una mano. Intanto grazie, non ho niente da aggiungere, buona serata a tutti, benvenuti a tutti quanti e grazie. Intanto buonasera a tutti, bonsoir a tutti, merci de votre présence. È un piacere essere qui a Morgé, ringrazio naturalmente l'assessore e gli altri consiglieri comunali che sono oggi qui presenti di Morgé, che ci hanno così ben accolto. È un piacere ricordare anche qui due cose importanti di questa campagna elettorale che sostiene appunto al Senato Patrizia Morelli e alla Camera Jean-Pierre Richard. Innanzitutto la coalizione. Dietro questo simbolo, che è innovativo, nuovo, ma contiene le storiche parole autonomie, liberté, démocratie per la Valle d'Aosta, che caratterizzò l'esperienza di Nico e Perrin, ci sono un insieme di forze politiche, l'ALPE, il PD, il Partito Socialista, la Federazione della Sinistra, Rifondazione Comunista, l'Associazione Loris Fortuna, con l'appoggio anche esterno dell'Italia dei Valori, che non si trovano casualmente insieme nelle elezioni politiche perché siccome c'è il collegio uninominale bisogna mettere insieme le forze, se no non riusciamo a eleggere qualcuno. C'è un progetto che è partito nel 2006 e ha avuto un successo con l'elezione di Nico e di Perrin, che è proseguito nel 2008 con un po' di fatica perché siamo riusciti a eleggere soltanto Nico, ma anche Perrin fece un ottimo risultato in quella tornata elettorale. Ed è un progetto che si è vivificato attraverso la partecipazione a importanti momenti dell'attività politica nella nostra regione. Alcuni molto drammatici, penso alla nostra presenza davanti alle fabbriche dell'Engineering di Pont-Saint-Martin, dove c'era una difficile vertenza sindacale. Penso alla presenza davanti ai cancelli dell'Olivetti e Jet di Arnà, una fabbrica che ha chiuso i battenti tra l'indifferenza generale dell'amministrazione regionale, così la battaglia per la Verres S.P.A. E poi, se mi consentite, una delle battaglie più difficili per il mondo del lavoro valdostana, quella che ha visto l'esternalizzazione dei cantieri forestali e insieme all'esternalizzazione dei cantieri forestali l'esternalizzazione anche degli addetti ai castelli, ai musei, della creazione di una salva precaria che non ha salvato nessuno ma ha creato il più grande licenziamento di massa della storia valdostana. Quindi vicino ai lavoratori che si battevano e presenti anche in importanti battaglie dei cittadini che si mobilitavano spontaneamente, per esempio tra tutte quella dei pendolari stanchi per la tratta Aosta-Torino, per l'ammodernamento di quella tratta, ma anche proprio voi che siete di Morgé, anche per la difesa della linea ferroviaria Aosta per Saint-Didier e in qualche modo una battaglia per la difesa del trasporto pubblico in Valle d'Aosta. E poi ancora le battaglie referendarie, quelle per l'acqua pubblica, bene comune, quella contro il nucleare, che hanno visto una straordinaria partecipazione dei valdostani.
abbiamo dato esempio di essere davvero una comunità che ci tiene alla democrazia, ci tiene alla partecipazione. E da ultimo un'esperienza politica innovativa e interessantissima, cioè delle forze politiche, queste forze politiche che si sono messe al servizio di una straordinaria battaglia civica, quella animata da Valli Virtuosa e che ha portato al risultato straordinario del referendum che ha visto per la prima volta in Italia l'approvazione di una legge di iniziativa popolare. Guardate che solo la Valle d'Aosta e la provincia di Bolzano hanno questo istituto. La vittoria di quel referendum, buonasera, è stata la vittoria della nostra autonomia speciale. E quindi, come dire, abbiamo in qualche modo rappresentato anche un'idea di autonomia che non è solo quella che esce sul Sole 24 Ore, dove veniamo rappresentati come un popolo che è nelle mani di un solo signore che amministra tutte le partecipate, che controlla il potere economico della regione. Abbiamo dimostrato di essere anche un'autonomia che ha degli strumenti di partecipazione e di democrazia straordinari come quella del referendum. Un'ultima considerazione è quella che riguarda il fatto che questa coalizione e soprattutto i due candidati, Jean-Pierre Guichard e Patrizia Morelli, hanno firmato a Roma un accordo con Bersani, accordo che voi trovate nei dépliants, accordo che è pubblicato sul sito, quindi è trasparente, si può leggere, e che è un po' la cosa che anima questa campagna elettorale, perché i nostri avversari, non avendo nulla da dire salvo ripetere la parola autonomia, e poi vorremmo capire come intendono questa autonomia, se è l'autonomia di tutti i valdostani o soltanto l'autonomia di pochi e degli interessi di pochi, ecco, i nostri avversari se la sono presi molto particolare con questo accordo. Allora, innanzitutto vorrei dire che questa esperienza non è un'esperienza che nasce dal nulla. Giannico e Perrin fecero un analogo accordo con Prodi che dette degli ottimi risultati per quanto riguarda la loro esperienza, che fu un'esperienza viva di partecipazione all'attività del governo, trattati in modo paritario dal governo nazionale. Secondariamente, questo tipo di esperienza non è solo nostro, ma è quello che sta unendo tutte le autonomie speciali del nord. Anche la Sudtirol Volkspartei ha fatto un accordo analogo al nostro, anche il Friuli Venezia Giulia ha fatto un accordo analogo al nostro. Quindi questo modo di rapportarsi, questo modo di fare, non è una cosa che lega le mani ai nostri parlamentari, ma è lo strumento che le autonomie speciali del nord Italia, quelle che hanno le minoranze linguistiche, stanno usando per difendere e valorizzare l'autonomia. Sempre è stato detto in Valle d'Aosta, per difendere l'autonomia ci vogliono i soldi per esercitare le nostre prerogative. Uno dei punti fondamentali dell'accordo è proprio la tutela della nostra autonomia finanziaria, che ci garantisce scuola, sanità, trasporti in condizioni difficili come quelle di montagna. Quindi il ragionamento che stiamo facendo è che c'è una coalizione forte, l'unica che ha messo insieme le forze mentre gli altri si disgregano, e ci sono due validissimi candidati con cui ho avuto il privilegio di lavorare con entrambi, con Patrizia in consiglio regionale, una splendida esperienza, una persona di grande capacità, sensibilità, serietà nel modo di approfondire e studiare i dossier in consiglio regionale, e Jean-Pierre Guichard, che qualcuno dipinge come nuovo della politica, sì, della politica delle istituzioni, ma non nuovo alla politica che vogliamo promuovere noi, quella di lavoro in mezzo ai cittadini. È stato uno dei primi firmatari del referendum dell'ospedale, ha partecipato all'esperienza del referendum sull'acqua pubblica e all'esperienza del referendum contro il pirogassificatore. Quindi non un nuovo della politica, un nuovo del nuovo modo di fare politica, della politica appunto in mezzo ai cittadini. E questa sera avrete modo anche di sentire tra le presentazioni proprio i cittadini che, caso che caratterizza un po' questa coalizione, un gruppo di cittadini spontaneamente ha formato un gruppo valdostano per Guisciarda e Morelli, e quindi questa sera anche questo gruppo si aggiunge a sostenere le forze politiche di questa coalizione. Quindi direttamente mi dicono la parola
ai valdostani, alla società civile che sostiene Ghisciardo Morelli. Grazie. Buonasera a tutti. Si è detto in questa campagna che Jean-Pierre e Patrizia sono due belle persone. E proprio per questo, proprio perché sono due belle persone, io questa sera ho voluto dare un mio piccolo contributo, veramente un piccolo contributo, portando la mia testimonianza. La mia testimonianza è la testimonianza appunto di una cittadina comune, comunissima, che non ha una tessera di partito in tasca, non ha mai militato attivamente in un movimento politico e che ha sempre seguito la politica con interesse, ma da spettatrice, da dietro le quinte, diciamo, perché appunto ho sempre pensato che fossero gli altri delegati a occuparsi di politica. Poi ci sono dei momenti nella vita che probabilmente ti portano a fare delle considerazioni, non so se la maturità, i figli, oppure dei momenti in cui ti dici adesso forse è meglio che anche noi cittadini ci facciamo sentire. E questo momento per me è arrivato esattamente 2 anni fa. 2 anni fa quando io ho partecipato a una serata dove un gruppo di amministratori comunali si sono messi a parlare di un comitato, Valle Virtuosa, dove praticamente avevano la necessità di farsi sentire e di portare avanti una petizione dove si chiedeva appunto alla regione, all'amministrazione regionale, di mettere al confronto 2 scenari, un confronto tecnico-scientifico dove 2 scenari, quelli della regione dove voleva costruire il cosiddetto piroinceneritore, e quello invece portato da questo gruppo di appunto amministratori, lo scenario alternativo, uno scenario dove si poteva fare una raccolta differenziata spinta e dove si potevano invece utilizzare dei trattamenti a freddo, meno invasivi, meno dannosi per la salute e soprattutto meno anche, diciamo, dispendiosi per la nostra economia valdostana. E io quella sera ho sentito che era il momento di scendere in campo e di non delegare più a nessuno, perché noi cittadini dovevamo cominciare a partecipare e farci sentire. Ed è stato entusiasmante, in poco meno di 2 mesi, portare 11.000 firme. 11.000 firme in regione dove tanti cittadini come me, e con l'aiuto appunto degli amministratori locali, sono riusciti a farsi sentire. Ma non è bastato. Non è bastato perché quelle 11.000 firme non sono state prese in considerazione e il confronto non è mai stato fatto, non l'hanno mai voluto fare. E a quel punto cosa abbiamo detto? Bisogna andare avanti, perché non possiamo fermarci. Se non prendono in considerazione 11.000 firme, vuol dire che noi allora non contiamo niente per questa amministrazione. E allora abbiamo deciso di promuovere un referendum. E io insieme ad altre 4 persone... siamo stati i cosiddetti firmatari, i primi firmatari di questo referendum, che poi, contro ogni, diciamo, previsione, è stato, come tutti voi sapete, un successo. Ma non è stata soltanto, diciamo, una battaglia di cittadini. Una battaglia di cittadini che per 2 anni interi, senza interruzione, ci hanno visto sul territorio, ci hanno visto nei banchetti, nelle sagre, nelle manifestazioni, ci hanno visto un po' dappertutto, a cercare di spiegare alle persone, a informarle, a dir loro che questo impianto che voleva fortemente la regione era un impianto che faceva male alla salute e che soprattutto faceva spendere un mucchio di soldi che si potevano risparmiare. Ebbene, proprio in quella occasione, proprio in questa battaglia, io ho avuto modo di conoscere Patrizia e ho avuto il piacere di conoscerla, perché praticamente lei, come consigliere, come altri consiglieri di Alpe e del PD, ci hanno dato una grande mano, ci hanno veramente aiutato
presenziando i nostri banchetti e autenticando le firme di tutti i cittadini che venivano a dare il loro sostegno perché questa, diciamo, perché questo grande sforzo si potesse compiere. Anche lei, come noi, ha sacrificato tanti sabati e tante domeniche, perché anche noi abbiamo portato via il tempo alla famiglia, il tempo ai nostri, diciamo, momenti di svago, perché è stata veramente una battaglia impegnativa. E Patrizia, e io ho apprezzato moltissimo la sua discrezione, la sua riservatezza, sempre cercando di non invadere, sempre cercando di rimanere dietro le quinte per dare lo spazio ai cittadini. Patrizia, ogni volta che l'abbiamo chiamata, è stata presente e ci ha dato veramente un grosso aiuto. E Jean-Pierre? E Jean-Pierre, nella stessa maniera, in maniera meno istituzionale, è stato un cittadino che, come noi, ha fatto un battage veramente forte. Sappiamo che, senza dirlo in maniera, diciamo, plateale, si è dato un grande affare per cercare appunto di parlare. Lui, che di referendum oltretutto ne aveva già avuto una bella esperienza e sapeva benissimo che cosa comportava questo lavoro, cosa comportava questo, diciamo, questa battaglia per tutti noi, perché aveva vissuto sulla sua pelle il referendum precedente. E poi tutti e due si sono esposti in un momento in cui esporsi era anche, diciamo, una cosa che non tutti facevano facilmente. Jean-Pierre ha scritto anche una lettera, ha pubblicato una lettera sul giornale, ha pubblicato una lettera, adesso non mi ricordo più, io l'ho letta sulla stampa, ma credo che sia finita anche da qualche altra parte, dove lui prendeva una posizione e si esponeva. Ed è per questo che io non solo vi sono riconoscente e vi sono grata per il vostro aiuto, ma mi fido di voi, mi fido, perché vedo in voi la coerenza e la voglia di mettersi in primo piano. E per questo io spero vivamente che siate voi a rappresentare tutta la Valle d'Aosta a Roma. Grazie. Buonasera a tutti, benvenuti a tutti. Le campagne elettorali sono sempre dei momenti particolari, emozionanti, quasi un po' magici. Dopo le parole di Jean, vedo i banchetti, le battaglie fatte in questi anni con Raimondo in consiglio regionale, ma al centro di oggi ci sono Patrizia e Jean-Pierre, i nostri candidati. Sono orgoglioso di presentarli nei vari comizi che stiamo facendo. Siamo al giro di boa, abbiamo finito le prime due settimane abbondanti e iniziamo l'ultima e mezza. Dico sono orgoglioso perché mi viene naturale, semplice presentarli. Patrizia, capogruppo di Alpi in consiglio regionale, è stato già detto poc'anzi, determinata, preparata, un'autonomista convinta, ma con l'autonomismo convinto del fare meglio degli altri, non dell'autonomismo clientelare, non dell'autonomismo per qualcuno, non dell'autonomismo dove ci si nasconde magari dietro una tessera, proprio il contrario. Dall'altra un Jean-Pierre che conosco da diversi anni, abbiamo fatto le battaglie insieme per l'ospedale nuovo nel 2007, forse è ancora la une quella battaglia purtroppo, dopo 6 anni, ne abbiamo viste di cotte e di crude in questi 5 anni in consiglio regionale per quanto riguarda questa pianificazione che ha dell'assurdo e che soprattutto costerà
tantissime, di decine e decine di milioni di euro alla collettività valdostana. Persona, l'ho definito Dantei, forse perché ero vicino a casa, Torgnon, ma molto serio, puntuale e meticoloso nell'approfondire comunque le varie tematiche. Come dire, non solo due belle persone, di più. Oggi eravamo a Saint-Denis, piccolo comune della nostra comunità montana Montecervino, e è stato un bel comizio molto interessante, la gente era molto interessata e devo dire che la sintesi è stata fatta dai Sonezo è stata questa: avete osato, siete stati bravi perché avete osato e avete chiesto a due candidati di dare la propria disponibilità a delle persone nuove e si parte dal rinnovamento, bravi perché la gente ha bisogno di persone nuove. Persone nuove non vuol dire però che non sono preparate, come dicevo poc'anzi, ma in questo momento i valdostani, i cittadini chiedono veramente un passo in più perché c'è la necessità, c'è la voglia, c'è la determinazione e c'è l'esigenza, questo per quanto riguarda i due candidati. Per quanto riguarda invece il progetto di natura politica, io penso che il progetto è molto chiaro, alla luce del sole però sui contenuti. Carlo Perreni e Roberto Nicco nel 2006 aprirono una grande stagione, una grande primavera nel 2006, purtroppo non siamo stati molto bravi tutti insieme, ci mettiamo tutti, soprattutto gli addetti al lavoro, chi si occupa di politica a tempo pieno. Dal 2006-2008 abbiamo gaspillato tanto, perché forse non ci siamo, non ci abbiamo creduto che era una battaglia, sì la battaglia è stata vinta, ma poi si doveva dare gambe, dare corso, e nel 2008 c'è stato un pareggio, i pareggi non vanno mai bene, perché i pareggi portano alla confusione. Ecco perché noi oggi ribadiamo fortemente il concetto che il progetto che è stato messo in campo dall'Alleanza Autonomista Democratica Progressista è l'unico progetto alternativo, però a che cosa? Alternativo a un modo di fare politica e poi a dei contenuti. In questi 5 anni questo modello la restaurazione è aumentata, io dico, aumentata in senso che la presidenza Rolandin ha fatto aumentare quella che è la cappa nel nostro piccolo sistema, un sistema di 130.000 abitanti, ma che comunque ha ancora tante risorse pubbliche, e questa nostra collettività però in questi 5 anni le crepe si sono aumentate, sono sempre più impattanti e sempre più forti, e non si riesce purtroppo ancora a creare quelle condizioni di dire c'è la possibilità veramente di rinnovare nei metodi e nei modi la nostra politica. E faccio qualche piccolo esempio: noi abbiamo bisogno di due parlamentari che non facciano degli incontri in natura privatistica a Roma, abbiamo bisogno dei parlamentari che facciano gli interessi innanzitutto della Valle d'Aosta, perché in questi 5 anni il governo Rolandin, con i suoi allargamenti a livello regionale per quanto riguarda la maggioranza, ma non è quello il problema principale è che noi abbiamo subito il sistema Valle d'Aosta, la Valle d'Aosta come regione autonoma ha subito completamente quelle che sono le manovre nazionali, non c'è stata nessuna intesa tra governo regionale, consiglio regionale, men che meno dei parlamentari, quindi diciamo le istituzioni vere e proprie non hanno avuto modo di confrontarsi nel momento in cui si è modificato. Noi comunque in questi 5 anni dal punto di vista finanziario le disponibilità economiche in Valle d'Aosta sono passate da 1.700 milioni a 1.300 milioni di euro, quindi abbiamo subito, nonostante gli accordi sottobanco fatti dal governo Rolandin con Berlusconi e poi successivamente con Monti, non hanno dato dei buoni frutti, anzi hanno dato dei pessimi frutti. Ecco perché io sono certo e sono convinto che il patto che è stato siglato il 23 di gennaio a Roma è fondamentale. Carlo Perreni ieri a Saint-Christophe faceva proprio questo passaggio:
nel 2006 l'accordo con l'allora Romano Prodi ha funzionato, è carta che canta, non è Carlo Peren, uno potrebbe metterlo anche in discussione eventualmente, ma sono i risultati a dirlo, perché nel momento in cui c'è un patto, nel momento in cui c'è chiarezza, nel momento in cui c'è tra persone comunque che si stringono la mano e si guardano negli occhi, c'è la possibilità veramente di ognuno affrontare temi, contenuti che vanno in una certa direzione. Quindi questa è stata una necessità e a mio avviso bene hanno fatto Patrizia e Jean-Pierre a siglare questo accordo. Questo accordo però dobbiamo anche meritarcelo. Meritarcelo perché la nostra autonomia è stanca, la nostra autonomia è purtroppo è alla deriva, è sempre più controllata ed è sempre più clientelare. Quindi la sfida innanzitutto dei parlamentari, sono certo che saranno i nostri parlamentari il 25 pomeriggio, ma dovremo meritarcela e dovremo essere più bravi degli altri nel momento in cui noi abbiamo ancora delle disponibilità da mettere in campo, dobbiamo però dimostrare alle altre 20 regioni che noi siamo capaci a spendere meglio il denaro pubblico, noi siamo capaci a fare delle opere utili e siamo capaci a non fare delle opere soprattutto inutili e delle grandi opere. Apro una parentesi su questo: in questi 5 anni il governo Rolandin volutamente, non c'entra né Monti né Berlusconi, ha ridotto notevolmente le autonomie locali, ha smantellato quello che è la finanza locale dei nostri comuni, ma dietro c'è un progetto scientifico e molto, come posso dire, quasi pianificatorio, che porta a riportare quella che era la finanza locale a 25 anni fa, cioè al martedì mattina alle 7:30-8 i sindaci magari vanno a chiedere qualche aiutino ancora al Presidente della Regione. Non è più tempo di quello, penso che i nostri enti locali sono cresciuti in questi anni, dobbiamo ridargli dignità e per ridare dignità indubbiamente ci va un primo passaggio, che è quello del cambiamento e del rinnovamento già nelle politiche. Io penso che la Valle d'Aosta ne abbia bisogno. Il 18 novembre è stato un grande giorno perché nel momento in cui una maggioranza allargatissima in consiglio regionale decide di invitare al non voto, decide di andare avanti tambur battant su questo progetto, non entro nei dettagli, ma senza senso anche dal punto di vista economico, il popolo valdostano ha deciso diversamente, quindi ci sono le condizioni. Noi non abbiamo quote di giornali, noi non abbiamo giornali, non abbiamo i poteri forti, quelli che utilizzano il sistema collettivo o il denaro pubblico per poter far fronte a quello che è l'esigenza solo di qualcuno, ma io penso che noi invece abbiamo le idee e abbiamo le persone. In questo momento sono alla base comunque del rinnovamento. Grazie. Bene, buonasera. Si sente, vero? Si sente. Forse è chiaro? Bene. È bello, suscita un grande ottimismo vedere tante persone che si interessano della cosa pubblica e vedere che esiste questa sinergia tra chi si è sempre occupato della politica in modo continuativo e chi ha scoperto che la politica è prima di tutto affar suo e si è dato da fare, come hanno fatto gli amici di Valle Virtuosa. Suscita un grande ottimismo e grandi speranze di cambiamento. Ed è un ottimismo di cui abbiamo un terribile bisogno, perché se guardiamo la situazione intorno a noi, c'è davvero da pensare che ma come faremo ad uscirne? E
da una parte l'ottimismo di chi pensa che sia possibile cambiare le cose, dall'altra, non voglio dire il pessimismo, ma la razionalità di chi deve saper guardare la situazione e capire quale essa è. L'altro ieri o ieri, non lo so, insomma, ho perso il tempo, si è impiccato un operaio e si è attaccato alla camicia la Costituzione, l'articolo 1. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che l'esercita nei modi e nei limiti previsti dalla Costituzione. Io credo che sono 30 anni che il lavoro viene considerato un nulla e quest'uomo si è ucciso perché il lavoro è considerato un nulla e non il modo in cui prima di tutto, prima ancora che contribuire all'economia, le persone si rapportano tra di loro. E io credo che sia necessaria una profonda riflessione sui, come dire, sulle sul modo di considerare i rapporti economici, oh, in cui ci riempiono le orecchie di termini di economia, abbiamo imparato cos'è, cioè non abbiamo imparato cos'è lo spread, però ci è entrato nelle orecchie. Adesso abbiamo sentito parlare dei derivati, tutta roba che appartiene alla finanza, con cui il lavoro non c'entra un accidente di niente e che però abbiamo imparato che tocca la nostra vita tutti i santi giorni. Bene, io credo che su queste cose un lavoro che tutti quelli che vogliono un cambiamento devono imparare a fare i conti e a capire che cosa significano e a proporre qualche cosa di diverso. A capire che per esempio, se ci sono il 30%, se c'è un livello di disoccupazione che è quello che è diventato, è colpa delle politiche di austerità e che a tagliare le spese, quelle sulla cultura poi sono una cosa bellissima dell'altro ieri, hanno tagliato il fondo unico per lo spettacolo, teatro, musica, cinema, ciò che tiene insieme le persone sono cose inutili, cose non volete fare, interessi, teatro. A cosa serve la cultura? A nulla. Questo ci vengono a dire. La seconda cosa è la taglio perché ma mi pare che questo sia un enorme problema che si porrà ai nostri parlamentari, ma che si porrà a tutti noi. La seconda cosa, la sovranità appartiene al popolo. Bene, la sovranità appartiene al popolo. Il presidente Rolandin ha mandato dire al ministro Clini guarda che questi qua vogliono decidere da soli come funziona questa storia del tiro classificatore. Ma siamo diventati matti. Il popolo che decide. Ma tu immaginati quali conseguenze potrebbe avere. Il governo si è affrettato a impugnare la legge. La sovranità appartiene al popolo. Sì, se fai quello che ti dicono loro, ma se provi a ribellarti,
ne trovano di ogni. Si può ribellarti, ribellarti a fare una cosa normale, dice, tutto averlo in me, non sono degli estremisti come me, capite? Sono delle persone normali, sono io sono un estremista, ma loro no. Ecco, la solidarietà partita dal popolo, non si ritiene niente. E di fronte a questa impugnativa del governo, la difesa dell'autonomia, quella che è scritta nella Costituzione, parentesi, l'autonomia dei valdostani, il carattere particolare dei valdostani è stato riconosciuto dalla Costituzione nata dalla Resistenza. Oggi abbiamo Casa Pound, movimento neonazista che presenta candidature in Valle d'Aosta. E non faccio commenti. Casa Pound, nazisti. Bene, io dico una cosa, che se i nostri consiglieri regionali hanno avuto la buonissima idea di dire, di fare un'interrogazione, di queste cose tecniche non me ne intendo perché io sono fuori da questi giochi, sono un pensionato che è stato alla politica. Hanno avuto poi la buona idea di dire andiamo in consiglio regionale e chiediamo a questi che cosa vogliono fare, vogliamo difendere la decisione del popolo valdostano di prendere di dare un'indicazione precisa, perché non si sente niente. Io dico che quel giorno sotto la regione dovremmo esserci tutti a dire che pretendiamo che il presidente della regione, che deve rappresentare tutti i valdostani, dica chiaro al governo che la decisione dei valdostani va rispettata. Io credo che quel giorno dovremmo essere in piazza. Bene, io ho grandi speranze perché vedo un processo che viene da lontano, che sta andando avanti, ed è un processo in cui noi abbiamo voluto starci mettendo in secondo piano elementi non secondari di dissenso che abbiamo con alcuni nostri compagni di strada. A differenza di chi crede che dall'oggi al domani si fa la palingenesi, i grilli parlanti non funzionano, e forse ha fatto bene Pinocchio una volta tanto a tirargli un martello. Grazie. Bonsoir à tout le monde. Buonasera, è un piacere vedere questa sala così piena. Grazie a chi ci ha presentato. Tutte le sere noi veniamo ricoperti di lodi e alla fine di questa campagna elettorale finiremo per credere di essere realmente i campioni che loro dicono. Grazie a Francesco, Albert, a Raimondo e grazie a Jean per aver voluto essere con noi questa sera. Grazie naturalmente a tutte le persone che ci seguono, che ci sostengono, a tutti i giovani che ci accompagnano in questo tour della Valle d'Aosta, che è veramente impegnativo, ma che abbiamo ritenuto di voler fare perché vogliamo creare ogni occasione possibile per incontrare le persone, per dare la possibilità a tutti di conoscerci, di dirci cosa pensano, di chiederci che cosa vogliamo andare a fare a Roma. Io sono particolarmente contenta di essere a Morget, perché Morget per me rappresenta qualcosa di particolare. Io ho un legame con questo comune perché qui a Morget è nato mio papà, qui a Morget, nel cimitero di Morget, riposano i miei nonni e i miei bisnonni bergamaschi, quelli che negli anni 30 sono venuti a lavorare qui.
fuggendo da una situazione di miseria e di povertà, e qui hanno trovato lavoro, e io di questo sono molto fiera. Io mi sento un prodotto dell'integrazione tra chi è arrivato da fuori valle e chi in valle viveva ed ha accolto, ha saputo accogliere chi arrivava da fuori per lavorare. Sento profondamente la responsabilità di questo ruolo che ci viene affidato, perché i parlamentari della Valle d'Aosta sono solo due, 2 su 1000, è vero, ma rappresentano una regione che indipendentemente dalla quantità è una regione che rappresenta qualcosa di più, che ha un patrimonio culturale, linguistico, storico, statutario particolare, un patrimonio che noi vogliamo difendere, che noi vogliamo valorizzare, che noi vogliamo mantenere. E in questa campagna così impegnativa, io mi sento rassicurata dal fatto di avere un coéquipier come Jean-Pierre Guicciarda, perché Jean-Pierre Guicciarda io l'ho conosciuto in questi anni in Consiglio regionale, noi abbiamo collaborato molto spesso, ho potuto apprezzare il suo spessore, la sua voglia di approfondire i problemi. Jean-Pierre è stato fino alla fine di dicembre sindacalista nell'ambito della sanità, e io per il gruppo di Alpe sono un pochino il punto di riferimento per i problemi della sanità. E quando io avevo bisogno di approfondire argomenti, il mio punto di riferimento era Jean-Pierre, e tra di noi si è creato un rapporto di stima profonda e di condivisione anche di valori, e quindi siamo veramente una squadra compatta e convinta che il percorso che stiamo portando avanti è la cosa giusta, e forti anche di avere alle spalle un'alleanza come questa, così composita, fatta di movimenti diversi, ma nella cui diversità sta proprio il valore, perché in politica, io l'ho imparato in questi anni, le contaminazioni servono, sono importanti, si impara tantissimo a confrontarsi da persone che sono diverse, che la pensano qualche volta anche in modo diverso, ma che condividono gli stessi obiettivi. Credo che questa esperienza all'interno dell'alleanza, non sempre facile naturalmente, però sia stata estremamente arricchente, e quindi noi andiamo avanti con convinzione, perché ci poniamo due obiettivi. Contribuire a cambiare la politica a Roma, perché noi siamo convinti che la politica, la buona politica, debba riappropriarsi del suo ruolo, non ciò che abbiamo visto in quest'ultimo anno come politica fatta dai tecnici che davano risposte alla finanza essenzialmente più che alle persone. Ma così come non vogliamo si ripeta l'esperienza berlusconiana, che ha fatto dei danni al nostro paese, che ci vorrà molto tempo per cancellare, anche nella mentalità della gente, questa anticultura che si è formata e contro cui dobbiamo combattere e a cui dobbiamo dare un'alternativa seria. Ma noi vogliamo dare un'alternativa seria anche in Val d'Aosta. Il nostro progetto nel 2006 nasce con quella motivazione, permettere ai valdostani di scegliere tra un sistema opprimente, sempre di più clientelare, un sistema che fa diventare i cittadini dei sudditi, che rende i giovani in cerca di lavoro dei sudditi, perché non è tollerabile che per vedere soddisfatti dei diritti
si debba andare ad elemosinare dal Presidente della Regione. Non è più tollerabile che i sindaci debbano andare il martedì con il cappello in mano a Palazzo Regionale. Perché lo diceva bene Albert, in questi anni si sono fatti dei passi indietro. Ciò che era il sistema delle autonomie locali valdostane, che si fondava sulla sussidiarietà, su un'applicazione del federalismo in Valle d'Aosta, ha fatto dei passi indietro. Ed ora sempre bisogna ricorrere sempre di più a questo padre padrone, che sono 30 anni che occupa la politica valdostana. Noi pensiamo che sia veramente l'ora di cambiare. Dobbiamo cambiare perché dobbiamo ricordare ciò che è già stato citato poc'anzi riguardo al referendum. Dobbiamo ricordare chi ha sollecitato questa impugnativa di cui si parla, di cui probabilmente tutti sapete, questa impugnativa del Consiglio dei Ministri contro una proposta di legge di iniziativa popolare che è già stato detto soltanto la Valle d'Aosta possiede. Solo la nostra regione ha questo strumento di democrazia diretta e può disporne. E chi ha sollecitato quell'impugnativa è stato il governo regionale, con una lettera indegna inviata al ministro dell'ambiente a firma del presidente Rolandin e dell'assessore Zublena, nella quale si chiedeva al ministro e quindi al governo nazionale di prendere precauzioni contro questo fenomeno che si stava verificando in Valle d'Aosta. Qualcosa di inaudito ed incontrollabile, perché la gente voleva appropriarsi delle sue scelte, voleva decidere e non semplicemente accettare le decisioni imposte dall'alto. E ricordiamoci anche di chi soltanto 3 mesi fa invocava il non voto, dicendo che il non voto è un diritto. Sicuramente la stessa posizione non verrà presa per queste elezioni, ma ricordiamo anche di chi ha strumentalizzato la sua carica di assessore alla sanità, forse la carica regionale più delicata, perché è quella che tocca gli argomenti che più incidono sulle persone, di chi ha strumentalizzato la sua figura per convincere dei medici a firmare documenti in cui si dice che le emissioni del pirogassificatore non sono nocive. È vergognoso come ci si è comportati in occasione di questo referendum da parte della maggioranza regionale. E quindi bene hanno fatto i cittadini come Jean ad impegnarsi in prima persona e noi a sostenerli, perché questa collaborazione tra la buona politica e la società civile dà dei grandi risultati. I nostri avversari hanno come slogan il ni droite, ni gauche, ni centre. Sostengono di voler andare a Roma senza fare dei patti con nessuno, di aspettare, di vedere cosa succederà e poi capire come muoversi e come comportarsi. Noi abbiamo fatto una scelta diversa, abbiamo fatto una scelta di campo molto precisa. Noi, anche autonomisti, abbiamo scelto di situarci nell'area del centro-sinistra, perché pensiamo che l'area del centro-sinistra sia l'unica che in questo momento possa garantire la nostra autonomia.
possa dare risposta alla nostra esigenza di mantenere la nostra autonomia, un'autonomia responsabile, un autogoverno fatto di buone decisioni, di scelte giuste per la popolazione. E per questo motivo abbiamo stretto un patto con Bersani, nel quale noi candidati ci impegniamo a sostenere il governo Bersani, che ci auguriamo sia il prossimo governo, a sostenere il governo Bersani, a dare la fiducia al governo Bersani, avendone in cambio garanzie su dei punti che per noi sono irrinunciabili, dei punti che trovate sul programma sintetico che potete trovare qui, ma che riceverete a casa perché lo inviamo a tutte le famiglie, dei punti che riguardano, dicevo, la difesa dell'autonomia e in primis il principio dell'intesa, cioè la garanzia che lo Stato italiano non potrà modificare lo statuto d'autonomia in modo unilaterale, ma che dovrà sempre concordare le modifiche con i parlamentari e con la regione. Ma così come prevediamo che anche il nostro sistema finanziario, l'autonomia finanziaria della regione venga garantita, perché non è possibile l'autogoverno senza un'adeguata copertura finanziaria. E riguardo alla legge elettorale per il Parlamento italiano, che pensiamo, come tutti voi, che debba essere modificata, perché non è pensabile che i cittadini al di fuori della nostra regione non possano scegliere i candidati, ma che i candidati vengano bloccati dalle segreterie dei partiti. Dicevo, per questa auspicabile modifica della legge elettorale, noi chiediamo che venga garantita la rappresentanza alle due Camere della Valle d'Aosta. Nonostante la Valle d'Aosta sia una regione fatta di piccoli numeri e nonostante la tendenza, ahimè lo sappiamo bene, è quella di dei grandi numeri. All'interno del patto con Bersani abbiamo anche previsto un tema importante, un tema che ci sta particolarmente a cuore, che era già stato portato avanti dal senatore Perren, quello della politica della montagna, perché pensiamo che vivere in montagna, lavorare, fare impresa, ma anche fornire servizi in montagna debba essere possibile nonostante i costi aggiuntivi, perché lo sappiamo che i territori di montagna comportano costi maggiori. E all'interno della politica della montagna riportiamo anche due punti sulla scuola, sul mantenimento e la tutela del modello scolastico valdostano e sulla sanità. Il nostro patto è un patto chiaro, ma è un patto che, contrariamente a quanto viene detto dai nostri avversari, non è un patto che ci lega, perché noi ci riserviamo comunque la possibilità di poter, come dire, decidere, di poter votare autonomamente, in modo indipendente, sulle questioni che riguardano in particolare la nostra regione. E inoltre, quando saremo al Parlamento, perché ci dicono che così bisogna dire, quando saremo al Parlamento, noi faremo parte del gruppo misto o del gruppo delle autonomie, perché pensiamo che sia importante a Roma creare delle alleanze, delle solidarietà, naturalmente col governo Bersani, ma anche con quelle altre realtà che come noi hanno statuti speciali o come noi sono appartengono a zone di montagna. E lo sapete, forse è già stato detto, che lo stesso tipo di patto con Bersani è stato siglato anche dalla Südtiroler Volkspartei della provincia di Bolzano, che ha un'autonomia ben salda, ben robusta,
garantita da garanzie internazionali, eppure nonostante questo loro hanno valutato di voler cercare degli alleati a Roma e quindi anche loro di situarsi in un'area politica, nell'area politica del centro-sinistra. E la stessa cosa ha fatto anche la presidente del Friuli Venezia Giulia. Con queste realtà noi cercheremo, e già lo stiamo facendo, perché incontreremo prossimamente in una serata un rappresentante del Friuli Venezia Giulia, e abbiamo già preso dei contatti anche col Sud Tirolo, perché appunto dicevo noi pensiamo che sia utile creare delle solidarietà per sostenere questa autonomia. Questa nostra autonomia così spesso considerata un privilegio, così spesso denigrata a livello nazionale dalla politica, ma anche dai media, dalla stampa, dall'opinione pubblica. Noi pensiamo invece che l'autonomia sia un valore che ha ragione di essere, un patrimonio che ci è stato trasmesso da chi ha combattuto la guerra di liberazione, dalla resistenza, un patrimonio che bisogna sapere ben amministrare, che bisogna sapere rinnovare, renderlo aperto e inclusivo, non renderlo fonte di privilegi. E in questo senso noi ci impegneremo. Ma per fare questo naturalmente abbiamo bisogno del vostro sostegno, abbiamo bisogno che ognuno di voi, se convinto, riesca a parlare con altre persone, a convincere altre persone, perché soltanto così riusciremo a vincere questa battaglia che speriamo sia il viatico anche per battaglie future. Vi ringrazio. Allora, buonasera a tutti, bella presenza, la sala gremita. Questa sera possiamo dire anche noi, come tutte le sere scrivono sui social network l'Union Valdôtaine Progressiste, l'Union Valdôtaine, che la nostra è una sala gremita. E poi noi vediamo sempre delle riprese da dietro, vediamo qualche testa ma tante sedie vuote. Ed è una di buon auspicio questa cosa, perché siccome abbiamo passato la seconda parte della nostra campagna elettorale, che le sale comincino a riempirsi è un buon segnale. Poi ci sono tante persone che, lo dico tutte le volte, ci accompagnano con una dedizione, non so, io quasi... come possiamo definire? Quasi religiosa, quasi paterna. Ringrazio tutti, perché noi lo dobbiamo fare, siccome siamo in due, abbiamo questo compito gravoso, ma tutte le persone che puntualmente ci accompagnano e risentono per l'ennesima volta sempre lo stesso schema di comizio, che noi cerchiamo di modificare ma poi alla fine rimane abbastanza così, beh, insomma, credo che vadano ringraziate davvero con il cuore. Ringrazio le persone che come al solito ci presentano con parole molto lusinghiere, dicono di noi delle belle cose, come dice Patrizia, prima o poi finiremo col credere di essere davvero degli splendidi, delle splendide persone, degli splendidi personaggi. Sono sinceri, devo dire che lo dicono qua davanti a tutti, ma poi confermano la stima che loro hanno nei nostri confronti e che noi abbiamo nei loro. Ringrazio Jean, perché avere l'endorsement, come si dice adesso, di un gruppo di cittadini spontanei è una cosa che fa piacere, non solo i politici, non solo le persone che lo devono fare anche per logiche, diciamo, di coalizione, ma
che dei cittadini spontaneamente decidano di esporsi e decidano così di incoraggiare con una lettera pubblica una forza politica, due candidati che non fanno parte dei partiti tradizionali, dei partiti di potere, beh, credo che sia un gesto veramente coraggioso nella situazione in cui siamo oggi. Quindi grazie anche a Gian per queste, per le belle parole che ha detto. Ringrazio anche la mia coequipiera, io mi incarto sempre quando devo chiamare Patrizia con questo termine. La ringrazio perché Patrizia è proprio un'amica, è una persona che io ho imparato ad apprezzare in questi anni, abbiamo lavorato tanto insieme, ci siamo spesso confrontati, Patrizia spesso mi telefonava quando aveva bisogno di informazioni relative alla sanità. Quando ho saputo che Patrizia sarebbe stata la compagna di questa avventura, beh, devo dire che sono stato davvero contento. Sono stato contento perché in questi 5 anni ho imparato a conoscerla, è stato detto che è una persona dietro questo aspetto molto mite, signorile, questa postura davvero sempre compostissima che io non ho perché mi muovo tutto, cioè, tendenzialmente sono un po' più, ecco, beh, c'è una persona davvero determinata, è una bella persona così come è stato detto. E poi io aggiungo sempre ai comizi, il valore aggiunto della candidatura di Patrizia è il fatto che Patrizia è una donna. E questa cosa qua non è da non considerare. Una donna che potrebbe essere la prima senatrice donna, anzi la prima parlamentare donna della Valle d'Aosta in tutta la storia della Repubblica Italiana. E questo credo sia una cosa da valorizzare, da dire anche alla gente, ma non perché noi abbiamo fatto la scelta del nuovo della politica e della donna abbastanza nuova della politica, ma perché davvero la donna e le donne, almeno la mia esperienza è quella, e ho potuto anche collaudare con Patrizia la capacità di saper davvero portare fino in fondo con la determinazione che gli uomini spesso non hanno gli impegni che si assumono, impegni che poi si sommano spesso e volentieri agli impegni familiari, ai carichi che generalmente le donne si assumono molto più degli uomini. E quindi credo che questa proposta, questo ticket che Patrizia ed io abbiamo costituito, abbiamo formato, sia davvero un ticket che ben si integra, che si completa, una bella sinergia. Io faccio sempre una piccola presentazione, siccome Patrizia è una persona conosciuta per un curriculum istituzionale noto che si può leggere anche sul sito della regione, io sono un umile sindacalista abbastanza sconosciuto ai più, per cui quando mi propongo dico chi sono, perché mi sembra giusto che le persone, se devono votare, sappiano chi hanno davanti. Beh, io sono un ispettore di igiene, lavoro da 24 anni all'USL, mi occupo di alimenti, mi sono occupato per un certo periodo della mia vita di ambiente, io sono un tecnico di igiene e tutela dell'ambiente, il mio percorso di studio è quello. Adesso mi occupo di alimenti e per 15 anni ho fatto il sindacalista e come sindacalista mi sono occupato ero responsabile, segretario responsabile della sanità pubblica, della sanità privata e del terzo settore, cioè di tutto quell'ambito molto complesso e molto difficile che è l'ambito del sociosanitario assistenziale. Quindi tutti quei lavoratori che operano nei servizi per gli anziani, negli asili nido, nei servizi per le persone disagiate, un ambito molto complicato anche per la varietà
dei contratti, ma soprattutto per la precarietà che questo ambito rappresenta. È una precarietà che non è favorita dal continuo cambio di appalti, che insomma in questo mondo è prassi comune. E poi la mia attività politica è molto piccola, molto limitata. Io ho fatto politica non in senso stretto, ma come cittadino. È stato detto, sono stato uno dei primi promotori del referendum sull'ospedale, e io lo voglio dire, però il referendum sull'ospedale l'abbiamo perso, o così almeno viene sistematicamente detto dai nostri politici quando devono giustificare l'intraprendere di nuovi lavori. Beh, noi abbiamo portato al voto in un momento in cui era difficilissimo comunicare, in cui vi era una cappa di controllo straordinaria che adesso si sta un po' sgretolando anche per merito dei referendum, per merito un po' della situazione politica, della crisi. Siamo riusciti a portare al voto 30.000 persone. 30.000 persone che si sono espresse contro le solite indicazioni del governo regionale che diceva non andate a votare, statevene a casa, chi ve lo fa fare di prendere freddo. E dietro a quell'invito non c'era la preoccupazione per l'influenza dei votanti che si prendessero un raffreddore, c'era la preoccupazione che le persone disobbedissero agli ordini di Scuderia. Quello è stato davvero il primo gesto, secondo me, io lo definisco vigliacco, un gesto bruttissimo da parte di chi dice al popolo non andate a votare, non esprimete quello che dovrebbe essere davvero la massima espressione di democrazia, il nostro diritto, un tempo veniva definito il diritto dovere al voto. E beh, lì noi portammo al voto 30.000 persone e io credo che lì si aprì una strada, fu la prima manifestazione di un'incrinatura di quello che oggi è diventato un'abitudine, perché dopo il referendum sul pirogassificatore noi siamo abituati a pensare che il popolo valdostano è in grado di disattendere, di disobbedire agli ordini di Scuderia. Beh, allora quello fu davvero un primo segnale. Io dico anche sempre questo, e mi sembra importante ribadirlo, noi siamo due candidati, ci collochiamo nell'ambito del centro-sinistra e il centro-sinistra oggi nel panorama politico valdostano è l'unico contenitore davvero compatto. Cioè, se voi notate il centrodestra, il PDL, l'Union Valdôtaine, la Fédération, tutti i vari partiti o partitini che gravitano nel panorama politico valdostano sono dilaniati, si sono divisi in mille rivoli, in varie correnti. Beh, il centro-sinistra ha come valore aggiunto la compattezza, la solidità. Noi ci presentiamo all'interno di una coalizione che spazia dal Centro Democratico di Tabacci fino alla Federazione della Sinistra di Fondazione Comunista. Ci presentiamo compatti, con ognuno magari le proprie peculiarità e le proprie idee. Francesco l'ha detto bene, che ha dovuto fare un passo indietro su certe sue idee, ma la forza della nostra coalizione sta nella compattezza, e io credo che questo sia un altro di quegli elementi di qualità della nostra proposta politica. Perché ho accettato questa candidatura in Parlamento? Beh, perché noi pensiamo che la politica debba essere in qualche modo rinnovata. La nostra è una candidatura di rottura, i partiti che ci sostengono hanno avuto il coraggio di rompere gli schemi tradizionali, cioè di non andare sulle facce note, sulle persone che avrebbero potuto, magari con meno difficoltà di noi, raccogliere maggiori consensi anche per la notorietà
o per la propria storia politica. E noi ci proponiamo così, per quelli che siamo, con questa idea che la politica debba cominciare a rinnovarsi, e se non si rinnova non c'è possibilità, secondo noi, di cambiare e di cambiare le cose. In Valle d'Aosta, la Valle è una regione a statuto speciale, noi rappresenteremmo, o rappresenteremo, perché ci viene detto che dobbiamo parlare come se avessimo già vinto, rappresenteremo la Valle d'Aosta in Parlamento, rappresenteremo la Regione Valle d'Aosta in Parlamento. Credo che sia anche questo un privilegio, il rappresentare un parlamentare una regione. Negli altri territori i parlamentari rappresentano dei collegi, dei territori, delle porzioni, delle circoscrizioni. Beh, invece il parlamentare valdostano rappresenta la Regione Autonoma Valle d'Aosta, una regione che purtroppo negli ultimi anni viene rappresentata sui media, è stato detto, come luogo di malgoverno, come un luogo in cui vengono dissipate le risorse. Gli ultimi articoli che sono comparsi sul Sole 24 Ore, il servizio su Ballarò, non so chi l'ha visto, rappresentano la Valle come un luogo dominato da un uomo solo al comando, l'imperatore Augusto, quello che decide della vita e della morte, così è stato scritto, dei propri vassalli. Beh, questa rappresentazione io devo dire che a me fa male, a me non piace, è una rappresentazione che non vorremmo fosse data alla nostra regione, ma che ha dei fondamenti. La nostra è una regione in cui effettivamente le risorse sono spesso spese malamente, sono spese per opere ipertrofiche, per opere che non hanno mai una fine. E io cito spesso l'aeroporto, ma mi viene da pensare all'area megalitica, questa opera megagalattica, dico io, questa opera anche un po' megalomane, che ci è costato un sacco di soldi, 24 milioni di euro, e ci vengono a dire che ne costerà probabilmente altrettanto. È credo il luogo, l'area più importante dal punto di vista archeologico di tutta Europa relativamente a quell'epoca. Beh, oggi non si sa se lì sopra faranno un centro di bellezza, se faranno un ristorante, se decideranno di fare un centro commerciale. Questo è il modo di spendere le nostre risorse, è il modo di spendere i nostri soldi. È stato acquistato un parcheggio per l'ospedale a 21 milioni di euro, 42 mila euro a posto auto, non a box, posto auto. Io vorrei chiedere al presidente Rolandin se lui si comprerebbe un posto auto a 42.000 euro. Beh, l'ha fatto con i nostri soldi, e le prospettive sono di intraprendere poi un'opera che oramai ci raccontano da 45 anni come immediata, la realizzazione di questo nuovo ospedale che non si capisce mai quando partirà, ma che sappiamo essere già costato un sacco di soldi in riparazioni, in progetti, in sottoprogetti, in progetti preliminari. Questo è il modo di spendere le risorse. Noi invece pensiamo che le risorse debbano essere amministrate in maniera oculata, come amministra un buon padre di famiglia, come deve amministrare un buon padre di famiglia risorse che sì, sono, ci sono, ma che non possono essere sperperate. Noi pensiamo che queste risorse debbano essere investite in politiche di conservazione del territorio, per esempio, debbano essere investite nei servizi, debbano essere investite nella creazione di posti di lavoro. Francesco citava il caso tragico avvenuto ieri di questo signor Burgarella Giuseppe, mi piace ricordare il nome e il cognome, mi commuovo anch'io, penso.
noi che abbiamo fatto per tanti anni sindacato, morire per il lavoro credo sia davvero la cosa più brutta. Morire con la Costituzione appiccicata sul petto, perché non si ha la dignità di avere un posto di lavoro. Beh, nella nostra regione il lavoro è distribuito, il lavoro viene assegnato, e le nostre partecipate, oggi abbiamo fatto un incontro con un sacco di giovani che hanno denunciato questa cosa. Abbiamo fatto un incontro in un pub, pensate, in una birreria con una trentina di ragazzi, e il problema che è emerso è il problema delle partecipate, delle controllate regionali. Il fatto che il lavoro venga dato non sul merito, la CVA, la salva precari, quei enormi contenitori di clientelismo, non vengono dati i lavori sul merito, ma vengono assegnati in base alle appartenenze. Ragazzi che fanno riferimento a noi che non lavorano, perché non sono collocati nella parte giusta. Beh, noi pensiamo che il governo delle nostre risorse debba essere un governo che tenga conto del merito, che tenga conto delle capacità e non solo della collocazione, non solo della creazione del consenso, della costruzione di clientele. Questa è l'idea che abbiamo noi anche di autonomia, un'autonomia che noi abbiamo definito autonomia responsabile. Noi abbiamo il privilegio di poter gestire le nostre risorse, abbiamo il privilegio di poter gestire il nostro territorio, che è un privilegio non da pochi, perché le altre regioni devono chiedere, devono domandare, devono aspettare i trasferimenti. Beh, noi abbiamo la possibilità di gestire il nostro bilancio senza dover chiedere a nessuno, e crediamo che il nostro bilancio, le nostre risorse, il nostro territorio devono essere governati con responsabilità. Da qua il termine che abbiamo coniato di autonomia responsabile. Come parlamentari noi ci proponiamo che cosa? Ci proponiamo quindi di riabilitare l'immagine della Valle d'Aosta, non perché noi siamo più belli e più bravi degli altri, ma perché l'immagine della valle che viene rappresentata nei media, che viene oramai diffusamente rappresentata oltre Caremma e anche dentro Caremma, perché quando si parla con i valdostani spesso questa cosa viene riconfermata, è un'immagine oramai corrotta, è così, un po' sciattona. Beh, noi pensiamo che il compito della politica, della buona politica, sia quello di ridare dignità all'immagine della valle, di ridare dignità all'etica pubblica. E come pensiamo, oltre che con le nostre persone, con un progetto politico, con l'onestà, diciamo, delle persone che fanno parte della nostra coalizione, come pensiamo di proteggere l'autonomia responsabile? Beh, pensiamo di farlo attraverso un patto di reciprocità, attraverso un accordo. L'accordo con Bersani non è un piegare la schiena o mettersi a 90, come dice qualcuno, perché ci hanno anche accusato di aver fatto un atto vigliacco, quelli che oggi brandiscono lo spadino dell'autonomia, che poi sono quelli che ieri hanno chiesto l'intervento al ministro Clini, perché altrimenti la legge sul pirogassificatore gli avrebbe tolto il potere di decidere. Beh, noi pensiamo che facendo dei patti senza ambiguità, mettendo a nero su bianco quello che noi chiediamo al governo, al futuro governo Bersani, si faccia un favore alla Valle d'Aosta, non un dispetto. Tutti i giorni, sistematicamente, ai loro comizi viene detto che noi abbiamo piegato la schiena. Noi non abbiamo piegato la schiena, abbiamo assunto una posizione chiara, e io credo che la chiarezza, oltre a tutte le cose che vi dicevo, oltre a tutte le qualità della nostra proposta politica, sia l'ennesima riprova della nostra serietà. La collocazione e la chiarezza dei temi e degli argomenti. Noi non pensiamo di aspettare di capire chi vincerà queste elezioni per poi andare lì col cappello in mano a elemosinare
un po' di attenzione, un po' di autonomia. Noi abbiamo fissato questo patto, convinti che Bersani vinca, e se Bersani non vince faremo la nostra battaglia politica allo stesso modo. In questo patto abbiamo fissato dei punti cardine. Patrizia ha parlato degli aspetti, diciamo, tecnici dell'intesa, della concertazione. Noi abbiamo scritto su questo patto alcuni punti che riteniamo siano fondamentali per la nostra regione. La ferrovia, richiediamo di riaprire l'iter per la ferrovia. Voi a Morge lo sapete bene perché siete il terminal di questa ferrovia quarto mondiale, perché non la si può definire altro, una ferrovia che per poter fare la tratta Aosta-Torino mette 2 ore, 2 ore e 10, una cosa inconcepibile in una regione che si basa sul turismo, che dove una regione di confine che dovrebbe essere collegata in maniera inappuntabile, ineccepibile. L'altro punto che abbiamo fissato è quello relativo alla sanità. Allora, il nostro è un modello che costa molto più, modello sanitario e di welfare, che costa molto più rispetto alle altre regioni. Costa di più perché? Perché noi, per avere un ospedale regionale, ospedali che generalmente vengono costruiti per bacini di utenze di 3, 4, 500.000 persone, per avere un ospedale regionale per 125.000 persone spendiamo decisamente di più rispetto alle altre regioni. Per avere i consultori, i poliambulatori, le guardie mediche, le microcomunità sul territorio, gli asili nido, le scuole di montagna spendiamo molto di più. Ma non perché siamo più cattivi degli altri o perché siamo più spendaccioni. Spendiamo di più perché il nostro è un territorio di montagna, è un territorio difficile che richiede una frammentazione dei servizi. Ed è per questo che noi sull'accordo con Bersani abbiamo scritto nero su bianco che noi abbiamo queste prerogative, che non può essere applicato in Valle d'Aosta lo stesso parametro applicato nel resto d'Italia. Noi non possiamo pensare che la nostra sanità sia pagata come la sanità lombarda, non è possibile, costa molto di più. E questo è un altro di quei punti, insieme alla scuola, di cui ha già parlato Patrizia, che noi abbiamo indicato sul patto con Bersani e sul quale noi sui quali punti noi ci confronteremo, perché in un patto tra gentiluomini, perché ovviamente noi pensiamo che il patto con Bersani sia un patto tra gentiluomini, non è una cosa istituzionalizzata tramite una norma o una legge. In un patto tra gentiluomini, nel momento in cui due parti si impegnano a confrontarsi, a concertare ogni qualvolta si assumono delle decisioni, beh, noi crediamo che questo patto verrà rispettato. Io concludo dicendo due cose sul programma. Il programma è qua, ve lo potete leggere, vi risparmio la lettura e la spiegazione perché mi rendo conto che è tardi. Mi piace solo dire come l'abbiamo costruito questo programma, ed è un programma che troverete in sintesi su questa brochure, ma che contiene delle scelte chiare, dei punti che devono essere letti con attenzione perché sono importanti. Questo programma l'abbiamo fatto con i cittadini, l'abbiamo fatto con le associazioni che rappresentano i bisogni dei cittadini. Abbiamo incontrato più di 100 associazioni, abbiamo fatto un lavoro di ascolto enorme, più di 10 giorni ad ascoltare, e altre associazioni adesso ci hanno chiesto di poterle incontrare, associazione dei genitori separati, Amnesty International, alcuni comitati di quartiere, l'associazione contro il dolore, tantissime persone hanno sollecitato un incontro. Beh, con loro noi abbiamo discusso, abbiamo elaborato delle linee guida e da loro emana un programma. È un modo diverso di fare politica. Noi pensiamo che costruire un programma dopo aver fatto la scelta dei candidati, dopo aver scelto la coalizione, sia anche quella l'ennesima novità della nostra proposta politica. Cioè, noi non ci hanno criticato, eh? Avreste dovuto vedere i social network, ci hanno deriso in tutti i modi. Ah, che ridere, prima scelgono i candidati e dopo il programma. Ce ne andate di tutte. Dopodiché cosa succede? Succede che adesso
di corsa li stanno convocando tutti. L'UVP ha convocato Valle Virtuosa, adesso hanno convocato il forum delle associazioni familiari, stanno rincorrendo tutti disperatamente, e anche i sindacati, perché si sono resi conto che questo modo di creare le basi del programma, di creare i presupposti dell'azione politica, non è un modo poi così sbagliato. Beh, insomma, abbiamo insegnato qualcosa anche a loro, tutto sommato. Noi abbiamo firmato recentemente anche degli impegni. Io ho qua un braccialetto che non mi verrà, insomma, lo proteggerò con la vita. È uno dei 400 braccialetti inviati da Libera ai candidati che hanno deciso di aderire agli impegni che Libera propone. Libera ci chiede, vedete, leggete 100 giorni in questo braccialetto, entro 100 giorni di impegnarci nella promozione e nella proposta di una legge contro la corruzione e contro le mafie, perché noi pensiamo che la corruzione sia una zeppa, un elemento davvero di rallentamento dell'attività economica, e poi un'ingiustizia enorme verso i cittadini che dovrebbero poter lavorare senza dover pagare, senza dover corrispondere i favori che i politici e gli impiegati pubblici dovrebbero fare perché sono pagati. E poi in più ci siamo impegnati anche a mettere in chiaro sul sito di Libera, quindi lo potete già trovare, i nostri redditi. Voi troverete i nostri 730, io ho fotocopiato tutto, quindi saprete anche quante macchine ho, dove abito, quanti figli ho, a chi ho dato l'8 per mille, il 5 per mille. Tanto credo che i politici debbano essere trasparenti come cristallo, cioè non possono pensare di nascondere agli elettori elementi della propria vita. Perché? Perché i politici non rappresentano loro stessi, ma devono rappresentare gli altri. Quindi per rappresentare gli altri devono essere inappuntabili sotto tutti i punti di vista. Abbiamo firmato un appello con Valle Virtuosa in cui ci impegniamo a portare avanti politiche virtuose in tema di rifiuti che mirino al rifiuto zero, quindi al riutilizzo, al riciclaggio e al compostaggio. Abbiamo firmato un appello di dell'AMPI, dell'Associazione Nazionale dei Partigiani Italiani, che ringraziamo e che ci hanno dato modo davvero di certificare il nostro impegno per una politica più etica, più trasparente. Insomma, ci siamo impegnati molto, abbiamo sentito un sacco di associazioni e pensiamo che questo nostro impegno debba essere e speriamo possa essere riconfermato, come diceva Patrizia, immediatamente dopo il 25 di febbraio attraverso un impegno scritto di reciproca collaborazione con tutte le persone che abbiamo sentito. Grazie.